A Teramo sono circa 5.500 le firme raccolte dal comitato Promazzini, che da tempo sta portando avanti la battaglia per la realizzazione del nuovo ospedale nell'area del Mazzini a Villa Mosca. Nonostante l'ottimo risultato, il comitato, che ricordiamo all'interno racchiude diversi comitati di quartiere e associazioni, hanno annunciato che nelle prossime settimane verranno messe in campo altre iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza, volte a ribadire le ragioni della contrarietà alla localizzazione del nuovo ospedale a Piano d'Accio o in un'area diversa da quelle di Villa Mosca. È una battaglia, tra virgolette, che stiamo conducendo ormai da qualche anno. Abbiamo raccolto certo 5.500 firme. Continueranno le iniziative tese a informare la cittadinanza su determinate scelte. È chiaro che questo comitato fondamentalmente ha un'idea di, come dire, di città, e in qualche modo la vuole esprimere anche attraverso queste indicazioni che sono legate a un processo non di carattere conservativo inteso in maniera tradizionale, ma in termini riqualificazione, rigenerazione urbana e resilienza. Questo è quanto noi abbiamo in animo e abbiamo sempre espresso. È chiaro che la pandemia ci ha un pochino fermato rispetto a un'informazione un po' più attenta rispetto a queste tematiche, ma riprenderemo nel mese di settembre con iniziative di diverso tipo. Quali saranno queste iniziative, visto e considerato che ormai settembre alle porte? Allora, abbiamo in animo di avviare una campagna, come dire, con i mass media e con manifesti divulgativi, pamphlet, volantini, volantinaggio sulla città, che partiranno dalla prossima settimana. Continueremo degli incontri tematici specifici con l'iniziativa del sabato che avevamo fatto a luglio, avevamo ripreso dopo appunto il periodo del Covid, li riprenderemo durante il mese di settembre, e saranno questi momenti che saranno arricchiti anche da momenti, come dire, di confronto diretto con la città.